Bello, vario, nervoso, curve contro curve, salite, discese, un percorso da fartelec, bellissimo. Davvero bello. Il tempo? Tempo, io dico subito, 4.39. Ottimo tempo. 4.39 la media, quindi le dico il tempo. 43.15. Prima volta che prova questo percorso? Questo percorso sì, è la prima volta. Veramente bello, molto performante, bello, bello, bellissimo. È stata una gara meravigliosa, una giornata davvero ideale, pensata dalle forze dell'ordine, alla presenza di tutti e in ricordo di una grande persona che era Aldo Faraoni, che ha aiutato Torino, che ha aiutato questa città ad essere migliore. Questa corsa è stata una degna cornice per un grande ricordo. Ovviamente siamo in una giornata di grande felicità perché grazie al lavoro fatto dalla Regione, dalla FIDAL e anche da noi come parco, siamo riusciti ad ottenere i campionati italiani di corsa campestre, che è la seconda manifestazione più importante d'Italia in materia di atletica. La prima è il Foro Italico, la seconda è appunto la festa del cross e quindi siamo particolarmente fieri di questo risultato. Adesso occorre lavorare tutti insieme per far vedere all'Italia tutta che il Piemonte, che Torino, che la Mandria è un posto ideale per delle manifestazioni importanti e così in modo da accogliere tutti gli italiani e tutti gli atleti d'Italia per una grande manifestazione. Il questore ha sottolineato che questa gara potrebbe diventare agonistica. Lo è già agonistica, è già molto competitiva. Lui forse intendeva dire che deve diventare una gara, omologata da questo punto di vista anche per gli atleti delle interforze, e credo che sia uno sforzo che dobbiamo fare, ma credo che anche così, aperta a tutti, a tutte le possibilità, sia già una grande cosa. Sempre un grande successo, la gara podistica interforze è arrivata alla 21esima edizione qui al Parco Regionale La Mandria, la partecipazione di circa 800 atleti, tra cui anche il questore, il comandante della squadra mobile ed altri personaggi importanti, funzionari della Polizia di Stato, carabinieri e forze dell'ordine in genere, e quindi siamo molto contenti come città di poter ospitare sul nostro territorio un evento come questo che ogni anno acquista sempre maggior slancio e diventa sempre più importante. Orgogliosi di vedere più di 800 iscritti anche quest'anno alla gara Interforze, che dopo aver ospitato in città, in Veneria Reale, è stata a Borgo Castello alla Mandria e nuovamente vede protagonista la Mandria. Ringraziamo non solo tutto il comitato e quindi anche il presidente Giunta che ha nuovamente promosso questo evento a cui partecipano tutte le forze dell'arma e di polizia, ringraziamo il questore che peraltro sta correndo anche lui e il presidente Chiappero che ha ospitato la manifestazione ed ha appena annunciato che l'incontro che abbiamo avuto tutti quanti alcuni mesi fa con la FIDAL ha prodotto un successo eccezionale e quindi la Mandria ha preso, grazie a tutta la passione e all'interesse di Gigi Chiappero, i campionati italiani FIDAL che saranno per 3 anni alla Mandria e quindi il prossimo marzo in Mandria i campionati italiani e altrettanto i campionati WISP invece al Parco Salvo d'Acquisto grazie all'atletica Veneria di Gaetano Favarò. Viva l'atletica, viva lo sport e grazie a tutti. Un grande successo per la città di Veneria.
Ovviamente un grande successo per la città di Veneria, perché il territorio, ricordiamo, è quello di Veneria Reale. Grazie a tutti per la partecipazione, gli organizzatori. Ovviamente rinnovo, mi unisco anch'io agli auguri e ai ringraziamenti per il presidente Chiappero, questo special guest di quest'anno, che appunto è il nostro questore, il dottor Messina.